Ricordiamo che Roberta è anche vincitrice. Con noi la vincitrice di Miss Mediterranea Expo 2010. E allora qual è l'emozione a caldo subito così? Sono contentissima, non me l'aspettavo. Era da 2 anni che già provavo. Progetti per il futuro, sempre nella moda? Sì, sicuramente. Intanto vado a scuola, è un istituto d'arte dove studio infatti moda. E vorrei diventare una stilista e sicuramente fare le passerelle. Qui abbiamo la terza classificata con la fascia di Miss Simpatia. Sono contentissima, anche se comunque non è una novità vincere la terza fascia, perché partecipo da 5 anni e quindi ogni anno io prendo sempre comunque una fascia, cioè per me ormai è abitudine. Stai facendo la collezione? Mi piace collezionarle, mi piace collezionarle. Porti il numero 3 nel cartellino, però questa sera numero 1, Mister Mediterranea Expo 2010. Sì, 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 è vero. Grazie. No, non me l'aspettavo, sono emozionato, però va bene, mi piace. È tutto. Grazie ai miei amici che sono persone che sono vero, che a posto. Se non sbaglio hai dedicato questa vittoria proprio al signore qui presente, artefice di questa partecipazione. Che ci dice allora? Guarda, è stata una cosa pazzesca perché l'abbiamo scritto già, il termine era passato. Siamo arrivati lì, abbiamo visto che stavano prendendo delle persone. Lui lavora con noi qui all'Acqua Sels e lo abbiamo iscritto perché credevamo in lui, insomma, un bel ragazzo e terrestre. E poi alla fine, come insomma non ce l'aspettavamo, però credo che se lo sia meritato veramente, veramente. Anche questa edizione 2010 ha i suoi Miss e Mister Mediterranea Expo. È stata difficile la scelta oppure sin da subito voi avevate adocchiato quelli che poi si sono rivelati vincitori? Ma sicuramente in un concorso di bellezza già dalle prime battute si individuano quelli che sono un po' i ragazzi e ragazze che hanno più talento e magari sono un po' più avvantaggiati rispetto agli altri. Però devo dire che la giuria ha avuto un compito molto duro questa sera, perché sul palco c'erano tantissime belle ragazze, tantissime belle ragazze che si sono sfidate con tanto entusiasmo e poi alla fine io penso che tutti sono rimasti contenti, tutti hanno vinto, anche se poi le fasce sono andate solo a 6 ragazzi.